Nella libertà che l'uomo ha davanti a sé rispetto alle grandi domande della vita, sta probabilmente l'essenza della civiltà greca e dei linguaggi che essa ha elaborato. In primo luogo, la tragedia, che mette l'uomo di fronte alla sua sorte, ai suoi drammi e all'inarrivabile destino che lo trascina laddove forse lui non vorrebbe andare. E poi la filosofia, la scienza, la storiografia. L'uomo, come è stato detto, diventa la misura di tutte le cose, così come gli eroi di Omero sono misura di se stessi e degli altri. Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto alla 7ª puntata di Ivaniloqui, salutando in particolare tutti coloro che negli ultimi giorni si sono iscritti al mio canale YouTube o al mio canale Spreaker ed hanno iniziato a seguire il mio progetto. Grazie di cuore a tutti, davvero, i commenti che mi state lasciando mi danno una grandissima gioia, in certi casi mi imbarazzano anche e mi danno soprattutto una grande carica per migliorare sempre di più e per offrirvi un prodotto sempre migliore. Dunque, le parole con cui oggi ho aperto questo podcast sono tratte dal libro di cui voglio parlarvi in questo episodio, ovvero Il grande racconto della guerra di Troia di Giulio Guido Rizzi, ex docente di letteratura greca e antropologia del mondo antico all'Università di Torino. Ora, quest'opera di Guido Rizzi, oltre ad essere, come vedremo, un libro interessantissimo da leggere, è anche proprio un oggetto godibile da possedere. Certo, ve lo dico subito, il prezzo di copertina non è abbordabilissimo, siamo sui 50 euro, ma devo dire che ne vale assolutamente la pena, dal momento che il libro è corredato da immagini davvero stupende di opere d'arte che in ogni epoca, dal mondo antico all'età contemporanea e con gli stili più diversi, hanno immortalato episodi o personaggi dell'Iliade di Omero. Quindi questo, unito al fatto che ovviamente la carta è di una particolare qualità, quindi insomma tutto il libro è un oggetto di qualità, giustificano il prezzo. Quindi se volete farvi un regalo davvero particolare o se volete regalare a qualcuno un libro davvero non solo bello da leggere ma bello anche da sfogliare, da guardare, allora questo libro di Guido Rizzi può essere sicuramente un'ottima scelta. Ora, ecco, ciò che a me personalmente ha colpito maggiormente di questo libro è il fatto che Guido Rizzi pone l'accento su una questione che secondo me è fondamentale, ovvero sull'attualità incredibile dell'Iliade. Noi stiamo parlando di un'opera che è stata composta, certo non si conosce la datazione precisa, addirittura non si sa nemmeno se Omero sia un personaggio realmente esistito, c'è un dibattito molto intenso su questo argomento, però comunque parliamo di un'opera che approssimativamente è stata composta nel 750 avanti Cristo. Allora ecco, io vorrei che vi fermaste un attimo a pensare a questa data, 750 avanti Cristo. È un tempo immane, è una distanza temporale enorme da noi. Eppure, ciò che viene espresso in questo poema, soprattutto in questo poema, forse più ancora che nell'Odissea, ciò che viene espresso nell'Iliade è qualcosa che tutti noi, a distanza di secoli, possiamo sentire vicino. Perché l'Iliade, in realtà, parla di noi, parla dell'essere umano e parla soprattutto delle passioni dell'essere umano. Ecco, come afferma, a mio parere, giustamente, più che giustamente, Guido Rizzi, il soggetto principale del poema è l'ira di Achille. Tutto si svolge sotto l'insegna di questa passione, fra le più rovinose. Del resto, non è la sola affezione a guidare, spesso travolgendoli, i personaggi omerici, perché le passioni sono il vero fulcro dell'Iliade. Togliete le passioni all'Iliade e toglierete il senso, il sapore a questo poema. Un poema in cui le emozioni divampano, infiammando i personaggi che reagiscono tutti come in preda a un'eccitazione costante dell'anima. Per me, dice sempre Guido Rizzi, i personaggi dell'Iliade
Sono come dei vecchi amici, li vedo venirmi incontro con tutte le loro rabbie e le loro passioni. Insieme a loro ho trascorso tanti anni della mia vita, potrei dire che se aprissi la porta potrei trovarmeli davanti. Non sono chiusi in un passato lontano, sono presenti, sono vivi, perché in loro si trova una parte dell'umanità che è anche la nostra. Ecco, questo è un aspetto secondo me fondamentale da comprendere. Io personalmente mi sono avvicinato da piccolo alla lettura grazie a un'edizione illustrata dell'Iliade, che mi affascinò proprio per la vicinanza che sentivo con ciò che veniva raccontato, seppur ciò che veniva raccontato era stato composto in un passato remotissimo. Questa è la grande potenza dell'Iliade, è quello che secondo me oggi non si fa a scuola, non si fa capire, ecco, ai ragazzi a scuola, è proprio questo, cioè che in realtà Omero, o chi per lui, insomma, chi ha composto questo poema, stava parlando di se stesso, stava parlando di ciò che agitava la sua anima, di ciò che agitava l'anima delle persone che stavano intorno a lui in quella società, in quel tempo. E quelle passioni sono le stesse che possiamo provare noi oggi: la rabbia, l'invidia, l'orgoglio, la paura, il coraggio. Sono passioni di cui è intrisa la nostra stessa esistenza, la nostra stessa vita. E se, ecco, si riuscisse a trasmettere questo ai ragazzi a scuola, probabilmente studierebbero queste grandissime opere con un entusiasmo diverso e si appassionerebbero alla lettura, si appassionerebbero alla letteratura, perché questa, l'Iliade di Omero, è la fonte di tutta la letteratura occidentale, è l'inizio della letteratura occidentale, della nostra cultura occidentale. Quindi questo è fondamentale. Invece purtroppo molto spesso nelle scuole si fa fare la cosiddetta parafrasi, no, dei versi di Omero, quella noiosissima e sommamente inutile operazione che, a mio modo di vedere, scoraggia terribilmente i ragazzi dall'approcciarsi a un'opera come questa, che dovrebbe essere letta con gioia, con coinvolgimento emotivo, non con ridotta a un qualcosa da studiare, da leggere con noia, non come qualcosa di polveroso che sta lì e bisogna ogni tanto spolverare un po' per non si capisce bene quale ragione. Quindi questo è ciò a cui io personalmente tengo moltissimo. Ora, come giustamente dice Guido Rizzi, noi siamo simili agli anelli di una catena che si legano tra loro e collegano una barca all'ancora. La barca è la nostra cultura, la nostra civiltà, le nostre memorie, e per noi l'ancora è Omero, per altri popoli, altri cantori. Se la catena si spezza, la barca va alla deriva nel mare. Se si spezza il ricordo, ovvero il legame che ci unisce con il nostro passato, anche la nostra cultura si perderà nell'oceano. Ecco, queste parole non vanno viste come una sorta di tentativo sovranista di preservare la nostra cultura dal mondo esterno, la nostra cultura occidentale dal mondo esterno. Assolutamente no, queste parole vanno viste come un invito a studiare, a recuperare, a entusiasmarsi per la lettura delle grandi opere di Omero, perché tutto ciò che è stato composto successivamente nel mondo occidentale ha come antesignane proprio queste opere. Quindi è fondamentale comprendere questo. E quindi ciò che è molto particolare nell'Iliade è che gli dei, anche gli dei che vengono rappresentati da Omero, non sono interessati a rendere migliore l'uomo, ma sono straordinariamente simili all'uomo, sono litigiosi, provano paura, dolore, sofferenza, non sono per nulla delle divinità ieratiche che non si interessano del mondo umano, anzi, e se non c'è, come appunto accade nei poemi omerici, se non c'è una grande legge da seguire, l'uomo deve cercare autonomamente la sua. E qui ritorniamo alle parole che ho letto all'inizio, cioè la libertà
che l'uomo ha davanti a sé rispetto alle grandi domande della vita. Questa è la grandissima, straordinaria, inestimabile eredità che ci lascia il mondo greco. Quindi è da qui che dobbiamo partire per comprendere poi lo sviluppo della nostra civiltà. Ora, il libro di Guido Rizzi si divide in due parti. C'è una prima sezione in cui vengono mirabilmente descritti e raccontati tutti gli avvenimenti dell'Iliade e una seconda sezione in cui si affrontano alcune, diciamo così, tematiche cardine dell'opera omerica e del mondo di Omero, quindi alcuni temi come la famiglia, il dono, l'onore, la vergogna, la magia, il destino. Ecco, ora nella prima parte, quindi diciamo così nella parte narrativa del libro, e secondo me è molto interessante ciò che fa Guido Rizzi, perché Guido Rizzi, che da anni è fra i principali studiosi italiani che si dedicano a divulgare l'antichità, e quindi dicevo, il grande merito di Guido Rizzi sta proprio nel inserire nel racconto dell'Iliade tutte quelle storie collaterali, quei mille rivoli, quelle vicende collaterali che vanno ad integrare la storia dell'Iliade. Perché se noi ci pensiamo, e magari questo può essere sorprendente per chi non è abituato a studiare, a leggere la poesia omerica, è sorprendente scoprire che le scene più famose, no? Le scene che sono entrate nel nostro immaginario collettivo quando si parla dell'Iliade, cioè la scena della conquista finale di Troia da parte dei greci, quindi con il famosissimo cavallo di Troia, questo diabolico stratagemma, no? Ideato da Ulisse, fino al rogo devastante di Troia, oppure anche altre immagini come la morte di Achille. Ecco, queste immagini qui in realtà nell'Iliade non ci sono, non vengono mostrate. Noi siamo a conoscenza di questi episodi grazie ad altri poemi, i cosiddetti poemi del ciclo troiano di altri autori che successivamente hanno cantato sostanzialmente queste vicende. E ad esempio la morte di Achille la conosciamo grazie all'Etiopide, che è un poema epico greco, tra l'altro di cui ci sono rimasti soltanto dei frammenti, che pare sia attribuito ad Arctino di Mileto. E quindi insomma ci sono questi altri poemi che hanno integrato le vicende dell'Iliade, ma la straordinarietà dell'Iliade sta esattamente in questo, perché come sosteneva anche Aristotele, la grande capacità di Omero è quella di raccontare senza dire. Ora pensiamo proprio all'episodio della morte di Achille. Si tratta di un epilogo che tutti i lettori del poema hanno ben chiaro fin dall'inizio. Perché? Perché quella morte aleggia in ogni pagina. Achille è un eroe profondamente tormentato, quindi la sua morte insomma è come un qualcosa che lo accompagna fin dall'inizio e ci perseguita, insomma condiziona il lettore fino alla fine, molto più che se essa fosse stata raccontata in maniera esplicita. Ecco, mi viene in mente, quando rifletto su questo tema, un possibile parallelo che si può fare, traslando la questione al mondo contemporaneo, con i film horror. Ora, noi sappiamo bene che i film horror più riusciti non sono quelli splatter, cioè non sono quelli dove viene mostrato il sangue a fiumi, oppure budella, insomma scene orripilanti, ma sono i film dove in realtà questi aspetti non vengono palesati e il terrore, la paura, l'angoscia nascono proprio dal fatto che c'è un non detto, c'è un non visto. E questo è esattamente quello che si verifica anche nell'Iliade. Ora, ovviamente, non sto dicendo che nell'Iliade non ci siano delle scene splatter, perché anche nell'Iliade ci sono delle scene davvero truculente, insomma, nella descrizione di certi combattimenti, eccetera. Però sto dicendo che in particolari episodi, come appunto nella morte di Achille, il fatto che non venga palesemente mostrata nel poema, e che viene quindi raccontata solo da poemi successivi, posteriori,
rende questo avvenimento ancora più forte da immaginare per il lettore. Ora, quindi, Guido Rizzi, come dicevo prima, nella prima parte del libro integra tutte queste vicende collaterali e dà quindi un affresco totalizzante di tutto ciò che fa parte della guerra di Troia, andando a ricostruire anche la storia dei singoli personaggi, anche dei personaggi meno noti, quindi non solo di Achille, Ettore, Agamennone, Ulisse, Diomede e quant'altro, ma anche di altri personaggi collaterali, e ne fa sempre risaltare la grande umanità, ciò che rende questi personaggi vicinissimi a noi. Quindi questo è, secondo me, un grande merito di Guido Rizzi. E tra l'altro, ecco, anche per esempio Simone Weil, nel suo meraviglioso testo L'Iliade o il poema della forza, e affermava che ciò che rende profondamente forte appunto l'impatto di questo poema sui lettori è il fatto che l'azione sia circoscritta a 55 giorni in 10 anni di assedio di Troia. E quindi questa unità, possiamo dire, di spazio e di tempo, che è fondamentale secondo Aristotele, come Aristotele scrive nella Poetica, questa unità appunto di spazio e di tempo, questa circoscrizione dell'azione da parte di Omero, questo non voler dire tutto da parte di Omero, è fondamentale per veicolare il grande impatto, la grande forza che ha quest'opera. E quindi, infatti, Simone Weil, appunto nell'Iliade o il poema della forza, scrive che questo potere, questa forza, tanto spietatamente stritola, tanto spietatamente inebria, benché l'ebro potente vincitore di oggi sarà un uomo ridotto a cosa domani, quando la forza che tutto spazza via lo avrà a sua volta colpito. Quindi l'Iliade come poema delle passioni, come poema della forza. E del resto anche un altro bel saggio che si intitola proprio sull'Iliade di Rachel Bespalov dice: dove sono nell'Iliade i buoni? Dove sono i cattivi? Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o soccombono. Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale, perché l'Iliade non è manichea, non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, ma ci sono tantissime sfaccettature psicologiche all'interno dei vari personaggi. Ci sono dei momenti straordinari, ci sono dei momenti commoventi, come ad esempio l'incontro di Ettore con la moglie Andromaca alle porte Scee. È un incontro dove il dialogo tra questo grande guerriero coraggiosissimo Ettore e sua moglie Andromaca ha delle sfumature così moderne, così contemporanee, ci fa palpitare, ci fa sentire che quei personaggi sono vivi e non possono essere classificati tout court o come buoni o come cattivi. Sono personaggi che, come gli esseri umani normali, come tutti noi, hanno delle profonde crisi interiori, hanno delle contraddizioni interiori che li animano, e anche gli stessi, come dicevo prima, anche gli stessi dei hanno queste contraddizioni interiori. Quindi questo è assolutamente da comprendere, insomma, per capire la portata incredibile di quest'opera. Bene, ecco, per quanto riguarda invece la seconda parte del libro di Guido Rizzi, come vi dicevo prima, nella seconda parte Guido Rizzi va ad analizzare alcune tematiche cardine del mondo omerico. E io ovviamente adesso ve ne citerò un paio che credo siano particolarmente interessanti, ma altrimenti il podcast non finirebbe più. Innanzitutto, ecco, Guido Rizzi analizza il concetto di onore nel mondo omerico. Quindi, cos'è l'onore? Perché, come abbiamo detto prima, nel poema gli dèi sono ovunque, ma non si curano di insegnare ai mortali che cosa è bene e che cosa è male. Quindi bisogna che gli uomini lo scoprano da soli, cosa è bene e cosa è male, nonostante gli dèi addirittura combattano anche sul campo di battaglia insieme agli uomini. E rubare, per esempio, si può
nel contesto omerico se questo è considerato onorevole, e anche mentire e spergiurare con onore si può, e questa in fondo è la gloria di un personaggio come Ulisse. Ecco, scrive Guido Rizzi: sebbene gli dei in linea generale puniscano chi lo fa, perché il giuramento è una barriera magica contro cui bisogna fermarsi. Orcos, giuramento, viene da ercos, steccato, qualcosa che non si può saltare senza rischio, qualcosa che delimita. Gli uomini giurano in nome degli dei, e gli dei giurano nel nome del fiume infernale Stige, e adesso sono vincolati. Se anche gli dei giurano, vuol dire che neppure loro sono padroni della giustizia. Del resto, anche loro si ingannano continuamente a vicenda e mentono, perché l'intelligenza astuta che porta al successo, la Metis, è la qualità specifica di un dio, in particolare di Zeus, e a sua imitazione anche molti uomini cercano di coltivarla, Ulisse più di tutti. Ecco, quindi cos'è la Metis? Cos'è questa intelligenza astuta? Ecco, è, secondo i greci, quella polimorfa, ambivalente intelligenza intuitiva, ovvero la capacità, basata sulla flessibilità, l'equivoco, l'inversione, il capovolgimento, di istituire collegamenti tra gli aspetti nascosti del mondo. Quindi è qualcosa di mercuriale, se vogliamo. Perché mercuriale? Perché il dio Mercurio, in greco Hermes, figlio di Zeus e della Pleiade Maia, era, come scrive Pietro Citati nel bellissimo La mente colorata, Ulisse e l'Odissea, il dio Mercurio era il signore dell'arte dei vincoli, legava e non poteva essere legato, affascinava e non poteva essere affascinato, tutto ciò che faceva destava stupore, superava qualsiasi calcolo della ragione, incomprensibile come i sogni. Le sue parole erano insieme false e vere, perché nascondevano la menzogna sotto la verità apparente, erano insinuanti, seduttive, sofistiche, piene di riserve mentali e di ironia. La nuova arte di Hermes era il logos, il discorso, questa cosa ancipite, diceva Platone, dove il divino e l'umano, il vero e il falso, si confondono nel modo più singolare. Hermes diventò così il dio dei rapporti, che avvicinava fra loro ogni aspetto dell'universo. Intrecciò amicizie, avvicinò lontananze, intessé affinità, sempre pronto a stabilire analogie tra cose lontane. E divenne la chiave del tutto. Ecco, questa è l'origine quindi della Metis, questa caratteristica di alcuni eroi omerici come Ulisse, e qui c'è fondamentalmente la differenza sostanziale tra Achille e Ulisse. Infatti nell'epica omerica Achille muore giovane, poiché la compattezza, la rigidità della forma che lui incarna, della sua mente rigida, forte, va però inevitabilmente a spezzarsi nell'urto con l'evento, con quella cosa così strana, così inafferrabile com'è l'evento, ciò che accade. Ulisse invece, al contrario, vivrà a lungo, raggiungerà la piena vecchiaia, proprio grazie alla mutabilità, alla flessibilità del suo ingegno, grazie alla sua metis, che quindi gli permette di non impattare, quindi di non spezzarsi contro l'evento, ma di seguire le circonvoluzioni sinuose dell'evento, quindi di riuscire a trovare sempre la strada, la strada malleabile per non essere sconfitto dagli eventi, cosa che invece accadrà ad Achille. Achille che vedrà impattare, vedrà spezzare la rigidità della sua forma contro l'evento, contro soprattutto il destino. Ecco perché un altro aspetto chiave dell'epica omerica, anche questo molto ben analizzato da Guido Rizzi, è il destino. Il destino è ciò a cui tutti, sia gli uomini che gli dei, devono sottostare, e infatti a decidere le sorti della vita individuale, a decidere le sorti del mondo, non è dunque la volontà dell'uomo né quella degli dei, ma è una forza soverchiante detta Moira, che Achille chiama appunto Moira Krataie, destino possente, che è una forza più definitiva, inevitabile di qualsiasi altra forza. E quindi
Gli dèi sono solo coloro che vigilano affinché il destino si compia, ma sono loro stessi sottomessi al destino. Quindi si trova talvolta in Omero, come spiega Guido Rizzi, l'espressione hypermoron, contro la parte destinata, ma è un'idea controfattuale. Nulla infatti potrebbe avvenire contro il destino, perché non si può forzare o sconfiggere il destino, che altrimenti non sarebbe più tale, è un'eventualità impossibile. E quindi anche in questa continua e, per certi versi, impari lotta contro il destino, risiede la tragicità e quindi anche l'umanità degli eroi e anche degli dèi omerici. Ora, io credo quindi di avervi esposto insomma tutte le caratteristiche principali di questo libro di Guido Rizzi, che davvero vi invito a leggere. Io vi allego sotto in descrizione il link, come anche i link degli altri testi che ho citato in questo podcast. Io vi ricordo che faccio parte del programma di affiliazione Amazon, quindi se acquisterete questi libri tramite i link che metterò in descrizione, il costo per voi sarà lo stesso, però una piccola percentuale andrà a me, e quindi mi aiuterete a tener vivo ovviamente questo progetto e a comprare magari anche sempre più libri per potervi portare sempre più contenuti interessanti. Bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ovviamente condividete l'episodio se lo trovate interessante, mettetemi un bel mi piace sia su Spreaker che su YouTube, ovviamente iscrivetevi ai due canali, al canale Spreaker e al canale YouTube. Su YouTube chiaramente attivate la campanellina in modo tale da poter essere sempre informati quando usciranno nuovi contenuti. Il prossimo episodio dei Vaniloqui ovviamente uscirà tra due settimane. Poi vi ricordo che il 10 aprile tornerà anche l'altro la mia rubrica Sentieri Intrecciati, dove insieme ad Emanuele Ambrosio affronto i grandi temi della storia della filosofia. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi lascio ricordandovi come sempre la bellissima frase di Daniel Pennac, secondo cui un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!